C'è qualcosa che non mi torna in questa faccenda. Un elemento fondamentale. Ma almeno stiamo vincendo. E questo è un bene. Bene? Ascolta, Rain. Siamo stati inseguiti, attaccati, assaltati, avvelenati, fatti esplodere. Come potrebbe andare peggio di così? Ehi, salve ragazzi. Ecco come. Quel pazzoide di Blitz mi ha detto che vi avrei trovato qui. Ascoltate bene. Ultimamente mi avete fatto fare una figuraccia in pista, ma ora voglio pareggiare i conti, capito? Amico, che avventura è stata! Da oggi nei negozi. È da molto tempo che ho voglia di darti una lezione, piccoletto. Ci vediamo in pista, ragazzi. Bene ragazzi, benvenuti a un'altra parte di Jack. E dopo questo bellissimo filmato di Rimpiantata con Cleaver Lazio, che mi tuccia il cazzo, quel grandissimo pezzo di merda che abbiamo trollato già nel Jack 3, che l'ha fatto Jacopo, grandissimo, del 94, è un bomber. E quindi adesso ci è unito anche il pezzo di merda a rompere il cazzo. Sì, tua sorella mi distruggeva. È una pista di Giulio Jack. Un saggio ha detto che quando si vede un nemico che si prepara a sparare è già troppo tardi. Ecco. Segui il tuo istinto. Ecco. Se invece sei su Battlefield che i giocatori sbagliano di bestia a sparare quando tu li vedi mirare. Cristo! Ha ragione e ne avrai bisogno. Ecco. Samo, ti consiglio di un bel Battlefield 4, una bella partitina, fidati che quando ti mirano gli altri ce la fai comunque a farcela, fidati. Ce la fai comunque. Bene, partiamo. Se non si buggasse il tasto di accelerazione, ti muovi. Ok, si fa già la doppia. Attenzione, lui parte. Attenzione, già sei. Ok, concentriamoci un attimo e prepariamoci per la bombazza. Che adesso comincia le gare, cominciano ad essere un po' più difficili. Se non è vero, sono facili ancora. Non è vero, ragazzi. Stavo scherzando. Ok, quella padronina. Vi giuro, ragazzi. Io spero tanto che facciano un remake di Jack X tipo per PS3 ancora, anche se sta per uscire da 4, quindi non penso. E ragazzi, volevo dirvi, magari scrivete nei commenti cosa ci prenderete voi tra Xbox One o PS4. Adesso io mi sto mettendo d'accordo con The Dazza 94 per vedere quando prenderla, chiaramente la PS4, poi sempre PS Forever. Amici. Cosa è successo? Cosa è successo? Ma cosa? Ma cosa? Ma perché? Boh, sono morto, vabbè. E qua continuiamo la nostra bella strage. Stavo dicendo che voi intanto scrivete nei commenti cosa prenderete tra PS4 o One. Poi chiaramente la PS4, il punto è capire da quando prenderla e da dove spunteranno fuori tutta quella bella granetta. Chiaramente stiamo tenendo via un po' di soldini. E scrivete anche nei commenti, cioè, come la prenderete, se venderete qualcosa, i giochi, perché io pensavo di vendere, perché gira voce che i giochi per la PS3 non andranno su PS4, il che la cosa mi farebbe un po' imbestialire come una bestia, perché non vorrei vendere tutti i giochi che ho per la 3, anche perché alcuni mi piacciono tantissimo, cioè mi sono rimasti nell'anima. Però cioè, se partissero sulla 4 sarebbe una cosa davvero bella, perché potrei vendere la mia PS3 e quindi pagare la 4 un bel 100 euro in meno, se non sbaglio. Sì, da 399 a 299, il che sarebbe una cosa molto buona. Niente, scrivete nei commenti, tanto noi qua andiamo avanti con questa bellissima gara mortale che mi sta cassando la minchia. Siamo Dark, molto bene. Ok, non siamo ancora bronzo, oddio banana. Allora, morite. Ecco, questo è subito. Io ragazzi, giuro, il Deathrom, giuro, a me... Che cazzo è successo a quell'auto lì? È volata! Vabbè, comunque a me il Deathrom non è che piace tantissimo, perché è tutta rettilinea e basta. Quindi non è che mi piace tantissimo. Poi non ci sono curve belle. Scusate. Allora, ho già preso l'oro molto bene, non me ne sono manco accorto. Ok, allora, qua continuiamo a fare la nostra bella strage, bella sanguinosa. Ok, e abbiamo vinto, molto bene. Yes! Ho vinto per una palla di pelo. Solo per quella? Ok, andiamo avanti. Non abbiamo i big money, quindi non possiamo prenderci un cazzo. Becker, mostragli cosa hai vinto. Una bella merda, ho vinto.
Ok, Crash City, Anello Acquatico no, Spargo City, Arena del Deserto, vai. Qui abbiamo un'altra gara e eliminazione, quindi corri e non smettere di sparare, non lasciare posizione. Sì, lo so. Devo solo sparare e uccidere. Ok, let's go. Allora, questa pista qua non è molto bella perché è piena di buche qua e là che danno un po' di... Adesso ci vediamo alla distanza. Vai! E si fa le doppie lui, si fa le doppie così! Ostia! Via! Si fa le doppie così, ragazzi. Ok, prendi questa bella minetta e vattela a pigliare le cose. Non è... Chiaramente io ho messo le 3000 mine, c'erano in Cristo del Dio là. Chiaramente nessuno si fa. Io direi alla Bill Scout se ho voglia. Mettiamoci dentro. Aspetta. No, torna mio. Ah, cazzo! Che prendete le mine. Se vi piacciono tanto. Oh, sì, bersaglio colpito. Esattamente. Cazzo con lo scudo di merda. Ok, ho preso la vita. Quello che mi interessava principalmente. E sono Dark. Adesso cerchiamo di prendere un po' di armi. Dio. Oh! Un paio d'armi, cazzo! Pretendo chiaro. Ok, l'ho preso con la rossa, okay, basta ragazzi. Questa adesso la mettiamo. Guardate cosa faccio, guardate! Guardalo! Si fa le quadruple, ragazzi, le multiple, guardalo! Si fa le multiple lui, guardalo che bomber, ragazzi! Si fa le multiple lui, cosa ha combinato? No! Cosa ho fatto? Ho fatto una multipla, ragazzi, non ci crede neanche lui. Oh, incredibile. Queste sì che sono azioni da che bisogna ricordare da pro gamer. Cosa ho fatto? Gli altri che sono a 1-2. Ok, però adesso sarà meglio concludere questa partita il prima possibile. Quindi adesso metto un po' sotto. Minchia, sono già a 7. Porca puttana, gliel'ho messa nel culo quella mia. Dai, venite qua, forza. Aspetta, io adesso metto anche questa. Guardatemi, perché loro stanno qua fermi in gruppo. Tu basta che gli metti qualcosa e guarda. Fa tutto lei. Basta mettere una torretta, qualcosa. Noi la Madonna, ma crepa. E ho vinto. Yes. Yes, sir. Boom. Cioè, ragazzi, li ho stracciati. Bene, ci vediamo alla prossima parte. Sciobeli! Ah, ci ho filmato, lol. Tu e il tuo amico siete interessati a un fuoripista, oltre la città e attraverso la giungla, tanto per divertirci. Sai, io mi stavo divertendo fin quando non sei arrivato tu. Siamo sempre pronti a un po' d'azione. Bene, un po' di riscaldamento prima della gara, eh? Chi può dirlo? Potremmo anche guadagnare qualcosa, già che ci siamo. Dopo di te. Tu sarai sempre dopo di me. Chi ti paga, Cleaver? Non fai mai nulla gratis.